Ragazzi, continuiamo con la nostra dissertazione sulle fusioni termonucleari e riprendiamo dall'ultima lezione. Nell'ultima lezione abbiamo visto che la barriera coulombiana, che due nuclei devono oltrepassare per poter fondere, la possiamo scrivere come E di R uguale 0,14 per il numero di nucleoni a 5 terzi. Questa quantità è in MeV. L'abbiamo definito come 2 volte il raggio dei nostri nuclei che fondono, e avevamo fatto l'esempio inizialmente con il carbonio 12, dopodiché l'abbiamo generalizzato per la fusione di due nuclei della stessa specie, per cui abbiamo indicato con A il numero dei nucleoni che fondono assieme. Quindi R era uguale a 2 volte il raggio dei due nuclei che stavamo considerando. Evidentemente, se io ho idrogeno, questa quantità, il numero di nucleoni, è uguale a 1, per cui l'altezza della barriera coulombiana è dell'ordine di 0,14 MeV, ovvero circa 140 keV. Ora, la domanda classica che mise in crisi l'astrofisica attorno agli anni 20 era: dove troviamo un'energia di 140 keV per fare fondere due nuclei, cioè per permettere a un nucleo di oltrepassare la barriera coulombiana e poter fondere con un altro nucleo? La prima cosa che venne in mente era una temperatura estremamente alta nelle regioni centrali delle stelle. Però noi adesso vedremo con un conto, con un semplice conto, che questo non è possibile. Quindi proviamo a stimare quale debba essere la temperatura. Anzitutto, una cosa che possiamo fare è la seguente. Abbiamo questa energia qua. Questa energia qua la eguaglio a KT. Fatemelo scrivere K con B per T, per indicare che K con B è la costante di Boltzmann. E impongo che KB per T sia uguale a 0,14 MeV. La costante di Boltzmann la posso esprimere, questo conto lo potete fare anche voi, come la 8,62 per 10 alla meno 11 MeV su Kelvin. Se sostituisco KB qua, in questa relazione qua, quello che trovo è 8,62 per 10 alla meno 11 per T uguale 0,14. Quindi la temperatura dovrebbe essere dell'ordine di 0,14 su 8,62 per 10 alla 11 Kelvin, ovvero qualcosa dell'ordine di 10 alla 9 Kelvin. Cioè, affinché due protoni superino la barriera coulombiana repulsiva, io ho bisogno che la temperatura nel nucleo sia dell'ordine di 1 miliardo di gradi Kelvin. Benissimo. In teoria uno dovrebbe dire a posto, allora possiamo lavorare sotto questa ipotesi. Però facciamo un conto e vediamo cosa dobbiamo aspettarci come temperatura tipica
in un nucleo stellare. Cioè, io so che la stella la posso considerare in equilibrio termico, in local thermal equilibrium per la precisione, quindi tutte le particelle contenute nella mia stella obbediranno a una distribuzione maxwelliana delle velocità, quindi delle temperature, se sono in equilibrio termico, posso stimare in qualche modo quale debba essere la temperatura a cui è soggetta una stella. Qual è il punto? Se io trovo che nel nucleo di una qualsiasi stella la temperatura è più piccola di 1 miliardo di gradi Kelvin, devo iniziare a pormi delle domande, cioè, ma se non ce la fa l'agitazione termica a far superare alle particelle la barriera colombiana, come faccio ad avere fusione termonucleare nel mio nucleo? Quindi, come prima cosa, vediamo quanto debba essere, con una stima rozzissima, la temperatura in una stella. Quindi cancelliamo quello che non ci serve e iniziamo a lavorare. Quindi segniamoci noi come temperatura critica per poter avere una fusione termonucleare, T dell'ordine di 10 alla 9 Kelvin. Vediamo se riusciamo a ritrovare questa temperatura. Che cosa dobbiamo fare? Oh, come prima cosa, vediamo che cos'è una stella. Consideriamo una palla di gas, di plasma, in equilibrio sotto la pressione gravitazionale e una pressione che noi sappiamo essere quella nucleare, termonucleare, che si oppone. Questo oggetto è un oggetto autogravitante e posso scrivere qual è l'energia potenziale dovuta all'autogravità di una stella. Come scrivo questo? Così. Definisco U, questa energia potenziale, sia R grande adesso il raggio della stella, quindi non confondiamoci con quell'R che avevamo scritto prima. Quello che posso fare è scrivere che questa energia è uguale a un'integrale da 0 a M grande, dove M è l'intera massa della stella, quindi chiamiamo M massa della stella, di che cosa? Della costante gravitazionale G per M funzione di R su R per l'elemento di massa d'M. Bene, quindi io che cosa faccio? Prendo la mia stella, la immagino come tanti gusci che compongono questa sfera e mi determino l'energia potenziale di autogravità in questi termini. Ovviamente qui siamo in una simmetria sferica. Possiamo fare la seguente assunzione. Quindi è un'assunzione quella che sto per fare a ordine 0, che non è corretta in linea di massima, ci sono delle piccole correzioni da apportare, ma che tutto sommato ci fa avere un'idea di quello che dobbiamo aspettarci. Cioè assumiamo che la nostra stella abbia una densità rho di materia costante, per cui posso scrivere la densità rho come la massa dell'intera stella su il volume della stella. Ovviamente, poiché la forza gravitazionale è una forza di tipo centrale, devo aspettarmi, meno male, che il volume della stella sia il volume di una sfera. Quindi qui posso scrivere massa su il volume di una sfera, 4 terzi, divido
pi greco r grande al cubo, dove r, ripeto, è il raggio della mia stella. Qui dentro l'integrale c'ho un m di r piccolo. R piccolo non è altro che un raggio r piccolo di un volumetto sferico preso dentro la mia stella. Essenzialmente quello che sto applicando qua è il teorema di Gauss, invece di applicarlo alle cariche elettriche, lo sto applicando alle masse. Quindi non sto facendo altro che applicare il teorema di Gauss. Bene, che me ne faccio di questo? Beh, come prima cosa, da qui io mi ricavo m. È uguale quindi a 4 terzi pi greco raggio al cubo per rho. Perfetto. Dopodiché, l'elemento di massa d'm, quindi la mia shell sferica, quindi la posso scrivere come un dm per 4 pi greco R quadro rho. Ovviamente per dr. Quello che faccio non è altro che il differenziale di questa quantità qua. Bene, fatto questo, allora io posso sostituire dentro questa integrale le quantità dm qua dentro. E a m di r posso sostituire questa quantità qui. Perché posso sostituire questa? Perché sto assumendo che la densità è costante, per cui varrà anche che m di r è uguale a 4 terzi pi greco r piccolo al cubo per rho. Quindi u lo scrivo come l'integrale di g per 4 terzi pi greco r piccolo al cubo per rho, che è m grande di r, per 1 su r che riscrivo, per dm, cioè per 4 pi greco r piccolo, questo è un r piccolo, quadro rho dr. Abbiamo assunto che rho è costante, quindi vediamo cosa posso uscire fuori da questa integrale. Di sicuro posso uscire 4 terzi pi greco e 4 pi greco, quindi fuori avrò un 16 pi greco quadro terzi per la costante gravitazionale lo posso uscire fuori e quindi ho un G grande fuori. Dopodiché la densità rho qua e rho qua, quindi ho anche un rho quadro che devo portare fuori. Quindi cosa rimane dentro l'integrale? Dentro l'integrale rimane un R al cubo per R quadro che fa R alla quinta su R, cioè R al quadrato di R. Quali sono i miei limiti di integrazione? Sto integrando adesso in R, quindi invece di avere l'integrale da 0 a m grande, avrò l'integrale da 0 a r grande, dove r è il raggio della mia sfera, cioè della mia stella. Quindi tutto questo si riduce a 16 pi greco quadro terzi per g per rho quadro per r alla quinta su 5. Ok? Bene, adesso facciamo sparire rho. A rho andiamo a sostituire m grande su 4 terzi pi greco r al cubo. Quindi abbiamo, si vede qui? Sì. 16 pi greco quadro terzi per g grande per m grande al quadrato su 4 terzi tutto al quadrato per pi greco quadro per r alla sesta, perché
perché abbiamo un r al cubo che al quadrato fa r alla sesta, per r alla 5 su 5. Quindi ripeto, il potenziale dovuto all'autogravità della mia stella è uguale a 16 pi greco quadro terzi per g per massa al quadrato della stella su 4 terzi al quadrato per pi greco quadro per r alla sesta per r alla quinta su 5. Vediamo cosa posso semplificare qua. Quello che posso semplificare è la seguente cosa. Dunque, il 4 al quadrato del denominatore se ne va con il 16, il pi greco quadro se ne va con il pi greco quadro che sta al numeratore, l'r alla quinta al numeratore si semplifica con r alla sesta e rimane un r al denominatore, dopodiché abbiamo un terzo nel primo termine e un 3 al quadrato nel secondo termine. Quindi tutto questo diventa U uguale 3 quinti GM quadro su R. Questo qui è il potenziale di autogravità di una stella. Quindi una qualsiasi stella di massa M e raggio R ha un'energia potenziale uguale a 3 quinti gm quadro su R. Può cambiare di poco questa costante 3 quinti nel caso in cui la densità, il profilo di densità della stella che io considero, non è costante ma varia, che è quello che tipicamente succede nelle stelle tipo Sole o nelle stelle più massive. Tuttavia, a noi interessa poco perché non cambia di ordine di grandezza, ma di qualche decimale. Quindi ci teniamo questa quantità U di R. Bene. Ora, qui un'altra assunzione. Quindi la prima è stata assumere che la densità, che il profilo di densità della mia stella è costante. L'altra assunzione che ora facciamo è che linea di massima è vero, è che la nostra stella sia costituita essenzialmente da idrogeno. Avete già studiato l'astronomia che il 98% della materia che costituisce l'universo è costituita da idrogeno, quindi tutto sommato questa quantità va benissimo così per noi. Cioè questa assunzione va benissimo così. Bene, quindi significa che la nostra stella è fatta da protoni ed elettroni. Gli elettroni pesano molto meno dei protoni. Quindi la massa M della stella la posso pensare essenzialmente fatta dalle masse dei nuclei di idrogeno. Posso quindi scrivere che la massa della stella è uguale al numero di nuclei di idrogeno che costituiscono la mia stella per la massa dell'idrogeno che chiamo m piccolo con h. Allora, questo U lo scrivo così, come 3 quinti G per m grande massa della stella per n per m piccolo con h su R. Cioè, l'm quadro l'ho scritto come m per m e a un valore di m ho sostituito il numero totale di protoni che costituisce la mia stella per la massa dell'idrogeno. Va bene. Quindi posso anche dire che l'energia potenziale di autogravità spettante a ogni singolo nucleo di idrogeno non è altro che U su n. Cioè ripartisco questa energia a ogni nucleo di idrogeno. Questa quantità la chiamiamo U segnato ed è uguale a U su N ed è uguale a 3 quinti GM
per m piccolo h su r. Benissimo, e questa me la tengo da parte. Ora, sappiamo che la stella è un oggetto autogravitante e presumo che al corso di astronomia avete dimostrato che se un oggetto è legato gravitazionalmente, come ad esempio una stella che è tenuta assieme dalla forza di gravità, allora vale quello che si chiama teorema del Viriale. Noi non lo dimostriamo, a noi ci interessa sapere di questo teorema che due volte l'energia cinetica dell'oggetto, che chiamo K, meno l'energia potenziale, che chiamo E con P, è uguale a zero. Cioè, se un oggetto è autogravitante, posso dire che due volte l'energia cinetica di questo oggetto meno la sua energia potenziale è uguale a zero. E io che me ne faccio di questo? Beh, io l'energia potenziale ce l'ho. È quella quantità U segnato. Allora posso determinare quanto debba essere l'energia cinetica associata a ogni nucleo di idrogeno. Fatemi cancellare la lavagna nuovamente. Quindi da questa relazione qua ricaviamo K quindi K è uguale a un mezzo energia potenziale e quindi se vado a sostituire l'energia potenziale questo U segnato, questa K fatemela chiamare ora U di K per non confonderla fra poco con la costante di Boltzmann. Quindi questa K ora la chiamo U con K, cioè l'energia cinetica associata al singolo nucleo di idrogeno, è uguale a 3 mezzi per un quinto per Gm con H su R. Ma se questi atomi risentono dell'agitazione termica perché la mia stella ha una temperatura T, allora l'energia cinetica di questi atomi H la posso anche scrivere come 3 mezzi KT, dove K è costante di Boltzmann, K con B, chiamiamolo. Quindi l'energia cinetica che ho trovato come 3 mezzi per un quinto per G m grande m piccolo con H su R sarà anche uguale a questa energia cinetica, cioè all'energia cinetica dovuta all'agitazione termica. Da questa relazione trovo quindi che KBT è uguale a un quinto GM grande m piccolo H su R, perché il 3 mezzi si semplifica. Ovviamente ricordatevi sempre che a ogni grado di libertà spetta un mezzo kT di energia. Qui abbiamo semplicemente nuclei di idrogeno, quindi consideratele come palline. Gli unici gradi di libertà sono quelli traslazionali, x, y, z o in coordinate sferiche r, θ, φ. Per cui ci va questo fattore 3. Non abbiamo altri gradi energetici da associare, cioè non abbiamo i gradi vibrazionali e non abbiamo neanche i gradi di libertà rotazionali, abbiamo soltanto i gradi di libertà traslazionali nel nostro caso. Quindi va bene questo 3 mezzi KT. Benissimo. Ok, e questo ce lo teniamo. Torniamo alla nostra argomentazione. Che cosa abbiamo detto?
La nostra stella la stiamo supponendo fatta soltanto di atomi di idrogeno, cioè di nuclei di idrogeno, ovvero protoni, e di elettroni. Benissimo. Se io compattassi questo oggetto, che cosa formerei? Formerei un condensato di elettroni e protoni. Ma cosa sono gli elettroni e i protoni? Sono dei fermioni. Quindi avrei un condensato di fermioni, un gas di fermioni, confinato in cosa? In un volume che è quello della stella. Quindi, se la materia fosse degenere dentro la mia stella, quale dovrebbe essere l'energia di Fermi corrispondente? Quindi ci chiediamo, quale dovrebbe essere l'energia di Fermi? Per rispondere, uno pignolo dovrebbe dire, stai attento, è vero che abbiamo fermioni, ma abbiamo in un caso protoni e nell'altro elettroni. Sono due popolazioni diverse. Benissimo, è verissimo. E allora io prendo il caso a me peggiore, cioè se io ho un gas di protoni e un gas di elettroni, quale energia di Fermi sarà maggiore? Quella associata a quei fermioni che hanno una massa più piccola. Perché, ricordiamocelo, l'abbiamo già visto nell'altra lezione, ma è meglio riscriverlo, l'energia di Fermi per un gas di fermioni, come si dice, per un gas di fermioni confinato in un volume sferico, lo posso scrivere come H tagliato quadro, dove H è la costante di Planck, su 2m, per adesso scrivo m, per 3 pi greco al quadrato per n grande sul volume, tutto a 2/3. Quindi io dovrei scrivere l'energia di Fermi associata ai protoni. Quindi qui mettere il numero di protoni, e qui mettere la massa del protone. Dopodiché dovrei scrivere l'energia di Fermi associata agli elettroni. Quindi al numeratore qui dovrei mettere il numero di elettroni e qui la massa di elettroni. Ora, supponiamo che il nostro gas di idrogeno, la materia che costituisce la stella, è fatta solo da idrogeno, e questo idrogeno è tutto ionizzato. Poiché un atomo di idrogeno è fatto da un protone e un elettrone, io so che il numero n di elettroni sarà uguale al numero n di protoni, quindi n grande con e uguale a n grande con p. Quindi questo numeratore conta poco per l'energia di Fermi delle due specie di fermioni, ma conta tanto questa massa al denominatore, perché io so che la massa di un elettrone è un fattore 1000 più piccolo della massa del protone. Per cui tanto più è massivo il mio fermione, tanto più bassa è l'energia di Fermi. Io voglio prendere l'energia di Fermi più alta possibile di queste due popolazioni, quindi devo lavorare con gli elettroni, quindi devo stimare quant'è l'energia di Fermi associata al mio gas di elettroni confinato nella mia stella. Quindi nell'ipotesi che questi due gas siano gas degeneri. E adesso ci arriviamo al perché sto facendo questa ipotesi. Quindi l'energia di Fermi associata alla mia popolazione di elettroni sarà uguale a H tagliato quadro su 2 volte la massa dell'elettrone per 3 pi greco al quadrato per il numero di elettroni sul volume V della stella elevato a 2/3. Ora, chiamo il rapporto n grande con e su v densità numerica degli elettroni, cioè il numero di elettroni per unità di volume. Quindi n piccolo con e è uguale a n grande con e su v. Quindi questa la posso banalmente semplificare come h tagliato quadro su 2m con e, che moltiplica 3 pi quadro
al quadrato n piccolo con e tutto a 2/3. Ora, questa è l'energia di Fermi se il gas fosse del genere. Ma che succede a un gas del genere quando non è più del genere? Significa che le mie particelle che costituiscono il gas di fermioni hanno un'energia così alta da essere superiore all'energia di Fermi. E in una stella che brucia carburante termonucleare, il gas non è del genere. Quindi io già so che l'energia KT in una stella, e questo è l'aspetto importante, dopo tutto il resto sono conti, quindi scriviamolo bene. Io so che l'energia KT nella stella deve essere maggiore dell'energia di Fermi associata agli elettroni. E poiché l'energia di Fermi associata agli elettroni è maggiore anche di quella associata ai protoni, a me va benissimo così. Per questo ho usato la stima sugli elettroni. Perché se questa la chiamo energia di Fermi elettron, questa sarà maggiore di energia di Fermi proton. Quindi a postissimo. Quindi io so che in una stella, poiché il gas di fermioni non è del genere, KT è sicuramente maggiore dell'energia di Fermi degli elettroni. Bene. E allora che faccio? Beh, quello che abbiamo detto è che il nostro gas è un gas di protoni totalmente ionizzato. Abbiamo scritto che n piccolo con e uguale n grande con e su v, ma poiché un nucleo di idrogeno è fatto da un protone ed un elettrone, sarà anche vero che n con i uguale n con e, scusate, n con p. Il numero di protoni per unità di volume deve essere uguale al numero di elettroni per unità di volume. E quant'è questo n con e? La densità della stella su la massa del nucleo di idrogeno. Perché è questa? Per questo motivo. N con P abbiamo detto uguale al numero totale di protoni sul volume. Questo la posso pensare come la massa dell'intera stella sulla MH, cioè sulla massa di un singolo nucleo di idrogeno per 1 su V. È la stessa cosa che abbiamo scritto prima quando abbiamo trovato l'U medio, cioè la massa della stella l'abbiamo scritto come il numero di protoni per MH. Quindi questo N con P non è altro che M su MH, per cui massa della stella sul volume della stella uguale alla densità della stella, quindi densità su massa del nucleo di idrogeno. Ma questo n con p è uguale a n con e. Benissimo. Perché faccio questo? Perché io nella relazione dell'energia di Fermi, ora n con e, vado a scrivere rho su mh. E quindi l'energia di Fermi sarà uguale a h tagliato quadro su 2m con e per 3π greco quadro rho su mh elevato a 2/3. E so anche che KT è maggiore di questo E con F. Allora, da questa relazione io mi ricavo MH su ρ, da questa diseguaglianza, KT maggiore di tutto questo. Elevo tutto a 3 mezzi, quindi ho KT elevato a 3 mezzi maggiore di H tagliato quadro su 2m con E a 3 mezzi per 3π greco quadro
rho su mh. E da questa relazione ricavo mh. Cioè, scusate, ricavo rho su mh. Quindi rho su mh sarà minore di, scusate, rho su mh sarà minore, certo, ma io ricavo allora mh su rho, mh su rho, che sarà invece maggiore di mh su rho maggiore di, quindi questo lo porto da quell'altra parte e qui c'è un h tagliato al cubo su 2m con e a 3 mezzi per un 3 pi greco quadro su kt elevato a 3 mezzi. Quindi da questa relazione ricavo kt a 3 mezzi e mh su rho e il kt a 3 mezzi va al denominatore. Benissimo. Ora avevamo scritto noi che kt era uguale a un quinto gm mh su r quando abbiamo eguagliato la U medio a 3 mezzi KT. Quindi KT l'abbiamo. Quindi qua dentro, in KT, gli andiamo a sostituire questa quantità qua. Prima di fare la seguente cosa, permettetemi di scriverla così, così ci conosciamo meglio. Facciamo questo. Ricaviamo R uguale a un quinto G M grande M con H su KT. Faccio il cubo di entrambi i membri, quindi R al cubo è uguale a 1 su 5 al cubo per G M grande M piccolo con H su KT al cubo. Bene, perché scrivo R al cubo? Perché io so che M, il primo membro, è uguale a M con H su rho, ma rho è massa sul volume, quindi è uguale a M con H su massa della stella per il volume della stella. Ma il volume è un volume sferico, quindi è 4 terzi pi greco R al cubo, cioè posso scrivere questo come mh su m grande per 4 terzi pi greco r al cubo. A posto di r al cubo vado a scrivere questa relazione che ho trovato ora, cioè r al cubo uguale 1 su 5 al cubo per g m grande m con h su kt tutto al cubo. Quindi abbiamo che m piccolo con h su rho è uguale a m piccolo con h su m grande per 4 terzi pi greco per 1 su 5 al cubo per G M grande M piccolo con H su KT tutto al cubo. E questa quantità è maggiore di H tagliato al cubo su 2 massa elettrone a 3 mezzi per 3 pi greco quadro su KT
3 mezzi. Quindi abbiamo questa diseguaglianza qua. Noi da questa diseguaglianza qua dobbiamo esprimere m. Giusto? Sì. Quindi io qui c'ho m al cubo, sì. Dobbiamo ricavare m. Tutto il resto lo portiamo al secondo membro. Quindi, cosa abbiamo allora? Dentro la parentesi quadra abbiamo un m grande al cubo. Qua abbiamo al denominatore un m. Quindi rimane un m quadro maggiore di... Tutto il resto lo portiamo dall'altra parte. Quindi intanto scriviamo il secondo membro. H tagliato cubo su 2... M con E a 3 mezzi per 3 pi greco quadro su KT a 3 mezzi. Dopodiché abbiamo un 1 su G al cubo. Poi abbiamo M con H al cubo ed M con H fa un M con H alla quarta, quindi abbiamo 1 su m con h alla quarta, quindi questo fatto, questo fatto, questo fatto, questo fatto, kt al cubo va sopra, quindi kt al cubo. Rimangono le costanti, abbiamo un 5 al cubo per 3 su 4 pi greco. Quindi la massa al quadrato è maggiore di questa quantità qua. Se riorganizziamo tutte le costanti, cancelliamo la lavagna, questo conto lo potete fare voi, vi do direttamente il risultato. Quello che trovate è che m quadro è uguale a 9 quarti pi greco per 5 al cubo per h tagliato al cubo su G al cubo per massa dell'idrogeno alla quarta per KT su 2 M con E a 3 mezzi. E qui è M quadro maggiore, non uguale. Benissimo. L'ultimo passo, dividere entrambi i membri per la massa del sole al quadrato. Quindi m su m san al quadrato sarà maggiore di 9 quarti pi greco per 5 al cubo, per h tagliato al cubo, su g al cubo, m piccolo con h alla quarta. Massa del Sole al quadrato per KT su 2m con E a 3 mezzi. Benissimo, da questa relazione, se andate a sostituire, e questo scriviamo, ad h tagliato il suo valore, cioè 1,05 per 10 alla meno 26, erg al secondo, ha la massa dell'elettrone, andata a sostituire 9,1 per 10 alla meno 28 grammi, alla massa dell'idrogeno, cioè del protone,
praticamente andate a sostituire 1.67 per 10 alla meno 24 grammi alla costante gravitazionale G, andate a sostituire 6.67 per 10 alla meno 8 centimetri cubi su grammi, e alla costante di Boltzmann K andate a sostituire 1.38 per 10 alla meno 16 erg su Kelvin, e infine alla massa del Sole andate a sostituire 2 per 10 alla 33 grammi. Quindi questa relazione, andate a sostituire tutte queste quantità qua e fate poi la radice quadrata di entrambi i membri, trovate che M su M san deve essere maggiore di 1.5 per 10 alla meno 6 T alla 3 quarti. Qui M su M san sotto radice sparisce il quadrato. Qui sono tutte costanti, T è quello che vogliamo trovare, cioè la temperatura della stella, era uguale a 3 mezzi, sto facendo la radice di entrambi i membri, quindi T diventa alla 3 quarti. E questa temperatura, ovviamente, dato che KB l'abbiamo espresso in erg su Kelvin e tutte le altre misure sono CGS, sarà in Kelvin. Bene, e allora io da qui elevo tutto a 4 terzi e ricavo T. Quello che trovo è che T è minore di 5 per 10 alla 7 M su M san a 4 terzi. Bene, voglio fare il pignolo ora. Io so che non è vero che la mia stella è fatta soltanto da idrogeno, quindi voglio tener conto di questo fatto. E allora moltiplico questa quantità qui per il peso molecolare medio. Se tengo conto del peso molecolare medio, dovrei moltiplicare qui per un mu quadro, dove mu è circa uguale a 0.67 nel caso del Sole, quello che trovo è che T deve essere minore di 2.7 per 10 alla 7 M su M san a 4 terzi. Quindi capite bene, ho fatto sto giochetto, ma mi cambia poco. Guardate, questo è Kelvin. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto il seguente ragionamento. Ho detto, ok, un protone per superare la barriera repulsiva coulombiana, se a fargli superare la barriera repulsiva è la semplice girazione termica, ha bisogno di una temperatura di 1 miliardo di gradi Kelvin. Stimiamo alla carlona quale deve essere la temperatura del Sole nelle seguenti assunzioni: densità costante, fatta unicamente di idrogeno, questo idrogeno è totalmente ionizzato, quindi il numero di elettroni e il numero di protoni della mia stella è la stessa. Cerco un valore con cui poter comparare la temperatura che deve avere la stella, e questo valore è l'energia di Fermi, quindi nell'ipotesi che il mio gas di fermioni, di protoni e di elettroni, è totalmente degenere, io so che la temperatura della stella deve essere maggiore di questa energia di Fermi, perché una volta che un gas di fermioni ha un'energia, quindi un KT maggiore dell'energia di Fermi, perde la sua degenerazione. Siccome so che una stella non è degenere, mi ricavo quanta energia di Fermi e impongo che il KT della stella deve essere maggiore dell'energia di Fermi. E faccio questa operazione. Se faccio questa operazione, trovo alla fine che la temperatura della stella deve essere minore di 2.7 per 10 alla 7 per massa su massa del Sole a 4 terzi. Che significa questo?
se la massa è la massa del Sole, la temperatura della stella deve essere minore di 2.7 per 10 alla 7 Kelvin, cioè di 27 milioni di gradi. Ed effettivamente è quello che abbiamo nel Sole. Nel Sole la temperatura è dell'ordine di 15 milioni di gradi. Quindi va benissimo. Ma ancora più interessante è il fatto che per M uguale alla massa del Sole, questo 2.7 per 10 alla 7 è praticamente più piccolo di un fattore 100 della temperatura necessaria a un protone per fargli superare la barriera repulsiva colombiana e fondere con un altro protone. Quindi la conclusione è che non è sufficiente l'agitazione termica a far superare la barriera colombiana ai protoni. Quindi dobbiamo escogitarci un altro espediente, dobbiamo capire qual è la fisica che permetta il superamento di questa barriera colombiana. Ma già questo lo sappiamo. Adesso ci torno un attimo, perché l'ultima cosa era la dipendenza dalla massa, perché noi facciamo un corso che tutto sommato è un corso di astrofisica, vi faccio anche notare che all'aumentare della massa deve aumentare anche la temperatura della stella. E questo è normale, perché se io ho una stella più massiva, significa che la gravità pressa di più sulla stella. Quindi la temperatura interna deve essere per forza più alta. La temperatura più alta permette la fusione di elementi più pesanti, l'efficienza della fusione è anche maggiore, e lo vedremo, e quindi la stella continua a rimanere in equilibrio. Quindi stelle più massive hanno temperatura più alta, stelle meno massive hanno temperatura più bassa. Torniamo a quello che davvero per adesso serve a noi. Quindi abbiamo detto che per la temperatura che noi abbiamo stimato è un fattore 100 più bassa di quella necessaria per far superare a un protone la barriera colombiana, giusto? E allora ci vuole un altro meccanismo, ma noi questo già ce l'abbiamo. Noi questo ce l'abbiamo, e in realtà ce l'ha dato Gamow nel 1928, quando ci ha spiegato che una particella alfa, per uscire dal suo nucleo durante il decadimento, supera la barriera colombiana attraverso un effetto tunnel. Ok, lì il problema era che la particella alfa doveva uscire dalla buca di potenziale. Noi qui vogliamo far entrare un protone, superando la barriera colombiana, nella nuova buca di potenziale costituita dal nucleo che si viene a formare dalla fusione di due protoni. Quindi, tutto quello che abbiamo fatto sul decadimento alfa, vedremo come si applica nel nostro caso. Quindi, questa lezione che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che due protoni non possono superare la barriera colombiana, che è dell'ordine, l'ho cancellato, ma okay, è dell'ordine di 140 keV, non possono superare una barriera colombiana dell'ordine di 140 keV con la sola agitazione termica, perché la temperatura di una stella è dell'ordine di 2.7 per 10 alla 7 keV, se la massa della stella è la massa del Sole. Questa all'incirca equivale a 2.2 keV, un fattore 100 più piccolo di quella necessaria a far superare la barriera di potenziale. Vedremo che con l'utilizzo dell'effetto tunnel noi possiamo rispondere a questo problema. A dopo.